Cresce il numero di casi di influenza. Mezza Firenze a letto, si calcola che ci siano circa 40.000 malati in tutta l'area provinciale con la febbre alta a causa del ceppo AH2N3, coperto dal vaccino antinfluenzale di quest'anno. Nonostante la massiccia campagna della regione, non si sono però raggiunti i livelli vaccinali ottimali. A questo giro il picco rispetto alla passata stagione, fino a febbraio, potrebbe arrivare molto prima. Potrebbe addirittura essere alle porte, atteso per metà gennaio. Per questo l'assessore al diritto alla salute della regione, Stefania Saccardi, invita tutti alla vaccinazione e dice: siete ancora in tempo, vaccinatevi. Intanto il pronto soccorso di Careggi si avvia verso il completamento della grande struttura dell'emergenza. Prossimo passaggio, l'accoglienza dei pazienti traumatizzati, che dalla fine di marzo lo trasformerà nella struttura più grande della Toscana, con accesso di 130.000 pazienti all'anno. Tra poco più di 2 mesi sarà a disposizione il piano interrato, una porzione di quasi 4.000 metri quadrati, sotto al nuovo pronto soccorso diretto dal primario Stefano Grifoni.